Crescita inarrestabile, comunismo capitalistico, diritti umani, megalopoli. Questi i temi più dibattuti quando si parla di Cina. Tutto giusto, ma il gigante asiatico è solo questo? Nazarena Fazzari racconta la sua esperienza da occidentale che ha vissuto per molti anni in Cina, come studentessa, turista e interprete. La presenza di questa potenza mondiale è sempre più forte ed è importante sapere instaurare dei rapporti, soprattutto d'affari. E quale modo migliore se non conoscendola dall'interno? Chi approda nell'ex impero celeste deve prepararsi a sentirsi chiedere: fai cacca o pipì? E a non scomporsi se un direttore d'azienda si taglia le unghie durante una riunione di alto livello, oppure offre ai propri dipendenti grappa come se fosse acqua. La possibilità di entrare nell'ottica di un mondo, geograficamente e culturalmente, tanto lontano dal nostro. Peculiarità, contraddizioni. Conoscerai la tanto fraintesa Cina, nelle sue superstizioni quotidiane, regole di bon ton e nei modi in cui una cultura millenaria si esprime attraverso la lingua e i suoi caratteri. Una cultura millenaria che ha portato al loro attuale tipo di governo e che caratterizza, come filosofia di pensiero, anche tutto il resto della società. Una società che ha problemi col contatto fisico e a parlare di sesso, ma con sexy shop in bella vista nelle strade. Insomma, una cultura del tutto sconosciuta al mondo occidentale, che la vede crescere con grattacieli che spuntano giorno dopo giorno, mentre noi siamo ancora qui a chiederci: è vero che mangiano i cani? Un'opera utile e interessante per chiunque abbia voglia di avvicinarsi e scoprire quel mondo a sé che la Cina rappresenta.